ragazzi, nuovo video e lo pubblicherò oggi stesso e oggi cerchiamo di affrontare l'argomento del coronavirus e di come comportarci. Ora, ho fatto una diretta sul mio Instagram, ne sto facendo una al giorno per cercare di aggiornare e dare quanti più spunti possibili alle persone per organizzarsi. E in questi due video che pubblicherò adesso su YouTube, che registrerò e pubblicherò il prima possibile, quindi verosimilmente già oggi, voglio parlare innanzitutto di come comportarci da un punto di vista di acquisto eventuale dell'attrezzatura per organizzarci in casa con la nostra home gym, quindi come poter tamponare tutti i danni da un punto di vista fisico, e vedremo in realtà come riuscire anche a sfruttare al meglio il periodo per dare anzi un boost ai nostri risultati, uno stimolo nuovo, eccetera. E in secondo luogo come comportarci, sempre collegato al discorso, da un punto di vista prettamente alimentare e integrativo. Prima di tutto ci tengo a fare una premessa, mi piacerebbe, cioè cerco comunque di mettermi davanti un sorriso, perché è una situazione comunque critica e vi esorto a tutti quanti assolutamente di rimanere a casa il più possibile. Al tempo stesso vi esorto a non deprimere, perché questa è un'altra faccia della medaglia, a non deprimere eccessivamente quello che è l'assetto economico del nostro paese. Quindi sostanzialmente non prendete questo periodo, perché è una cosa che vedo qualcuno in generale vedendo fuori eccetera e sentendo le conversazioni magari ha fatto, non è un periodo di vacanza in cui state a casa, fate il cavolo che vi pare, andate al parco con i bambini, fate comunella, fate le passeggiate e tutto il resto in giro, e poi quando le cose ripartiranno sarà semplicemente un'occasione per additare e colpevolizzare il governo, perché è una situazione che non ha precedenti storici in Italia, o quantomeno il governo da che è nata la Repubblica non ha mai dovuto prendere una decisione del genere, una decisione importante che sicuramente Conte non ha preso a cuor leggero, per cui è una situazione che si è resa strettamente necessaria, lo voglio sottolineare e ricordare, prima del comportamento della popolazione. Quindi da questo punto di vista non voglio neanche stare qua a mettermi un finto sorriso, cioè nel senso a fare uno di quei video ragazzi ma non succede niente, dobbiamo stare a casa, sì sto a casa, andrà tutto bene eccetera, perché quando è arrivata la notizia della estensione della quarantena, innanzitutto la chiusura della palestra ma anche dell'estensione della quarantena su tutta Italia e qua a Roma, io ho letteralmente smadonnato, non perché non accetti che ci siano delle misure di emergenziali che il governo deve prendere, ma perché non accetto che queste misure debbano essere estremizzate per un comportamento ignorante e stupido fondamentalmente, perché non è neanche egoista, è proprio stupido, di alcune persone, è un comportamento che continua ad esserci a quanto pare. E, per cui non sono, a parte che il fatto che non mi considero un influencer, ma semplicemente se vogliamo più un divulgatore, però anche se posso vedermi come influencer e tutto, non sono uno di quelli che vuole mettersi un sorriso e cercare di tirare acqua al proprio mulino e ostentare un positivismo che realmente non c'è. Siamo umani, sono umano anch'io, è una situazione che mi fa estremamente rodere il culo, perché sto in preparazione e non soltanto abbiamo buttato un sacco di soldi per le competizioni di Los Angeles, ma rischiamo di buttare un sacco di soldi e di far sfumare la possibilità di andare al mondiale PCA a maggio a Birmingham. Quindi logicamente capite che con un background di preparazione, di sforzi, di sacrifici, non è una cosa sicuramente piacevole, di nuovo perché il problema di base sta nel comportamento delle persone. Però detto questo, e l'ho scritto anche in un post su Instagram, quindi di nuovo su Instagram sto aggiornando tantissimo su questa situazione, cercando di condividere quelli che sono i miei comportamenti, non ho intenzione di perdere un netto, non ho intenzione di lasciarmi andare, ho intenzione, se me lo faranno fare, se ci sarà la possibilità, se non mi metteranno in quarantena, ed anche se mi ci mettono, arriverò 14 giorni prima della competizione, ci starò, ho intenzione di salire su quel dannato palco, di portare la miglior condizione possibile, quindi io fino alla fine, fino a che non mi bloccheranno all'aeroporto o non mi costringeranno a non andare, a non partire, io farò il possibile per portare avanti questa preparazione e logicamente condividerò tutto quanto per voi. Quindi
Logicamente l'obiettivo che mi sono posto è di cercare di trarre il meglio da questa situazione, dare dei concreti input anabolici per portare avanti la mia preparazione. Quindi in questo primo video quello che posso condividere con noi sono con voi sono delle scelte per quanto riguarda l'attrezzarvi per la vostra home gym o l'attrezzarvi a casa. Logicamente scelte che dipendono da due fattori principali: il primis, quanto spazio avete a disposizione a casa, senza fare impazzire eventuali genitori, mogli e via discorrendo, o mariti anche, e in secondo luogo quanto ha senso, perché non dico quanto sia disposto, ma quanto piuttosto ha senso investire a livello economico per voi. E vi condividerò quelle che sono state le nostre mosse mie di Giorgia, facendo una dovuta premessa. Non soltanto io e Giorgia siamo agonisti, quindi siamo oltre che atleti, ma proprio atleti agonisti, non soltanto siamo in una condizione in cui abbiamo la gara tra poco, ma soprattutto siamo professionisti del settore, abbiamo una società alle spalle che logicamente si è sobbarcata tutta la spesa, e essendo professionisti del settore è un investimento che comunque ritorna quello che abbiamo fatto. Abbiamo lo spazio giù in garage, però è un investimento che può tornare in mille modi diversi: dalla possibilità di allenarsi in bigiornaliera giù sotto, la possibilità di allenarsi sotto quando non abbiamo una particolare necessità, alla possibilità di fare dei video, dei contenuti ulteriori per voi senza dover arrecare fastidi eventuali alla palestra, magari in momenti, in giorni in cui è particolarmente affollata, possibilità di rivendere il tutto alle palestre, alcune palestre, ad alcuni amici, insomma ne conosciamo molti di nuovo essendo professionisti del settore. Quindi non voglio che questo video passi che cavolo, per organizzarmi e tutto Ludovico mi sta dicendo di comportarmi in quel modo, di prendere tutta quella roba, perché sennò non avrò risultati. Assolutamente no, cerchiamo di andare per step e capire come muoverci. Allora, quindi partiamo con l'attrezzatura da prendere. Trovate un link qua sotto in descrizione di tutto quello che abbiamo preso noi, con cioè un link con una pagina con tutti i vari link degli attrezzi che abbiamo preso noi, con cui ci siamo attrezzati, e la trovate anche sulla mia bio di Instagram. Allora dunque, primo scenario: una persona che comunque non vuole investire tanto, non ha senso che investa tanto, perché al di là di quello che volete, cercate di essere lucidi da questo punto di vista. Quanto può aver senso per voi investire tanto per un periodo di minimo 4 settimane? Io prevedo che saranno almeno 8, nel peggiore dei casi. Quindi quanto può aver senso per voi? Non fatevi prendere la mano, non fate decisioni troppo affrettate, vi incoraggio assolutamente a farlo, perché potete ottenere grandissimi risultati anche con il minimo indispensabile. Quindi una persona che non ha bisogno di investire tanto e che ha come spazio, diciamo, quello che può essere lo spazio di una camera, una cameretta e via discorrendo. Ora, in questo caso le prime due spese che io farei sono quelle relative a comprare un set di manubri componibili e degli elastici. Ora, set di manubri componibili, noi ne abbiamo trovato uno che si può anche montare per fare uno pseudo bilanciere, che sicuramente super comodo non è, ma è comunque una possibilità in più. Logicamente con i manubri possiamo già lavorare bene, insomma, in maniera buona l'upper body in particolare, in maniera discreta anche tutto il corpo in generale. Possiamo fare spalle e braccia, sono relativamente facili da allenare, perché il problema principale con manubri è il carico, che sarà comunque ridotto. Quindi spalle e braccia possiamo andare a fare alzate laterali, posteriori, frontali, possiamo andare a fare curl o french press, kickback, quindi logicamente completiamo questi distretti. Per quanto riguarda il petto, con i manubri possiamo fare delle croci da terra, delle floor flies o delle floor press, logicamente con un carico che sarà ridotto, ma in super serie con dei push ups che sono molto validi. Possiamo fare delle dips utilizzando una sedia o qualsiasi cosa possiamo provare a casa, e già questa può essere una buona soluzione. Per quanto riguarda il dorso, possiamo fare degli swing row, quindi dei rematori a braccio disteso, che sostanzialmente sono una variante di push down a braccia tese senza corda, ma con il manubrio in posizione di flessione dell'anca, quindi sostanzialmente bent over. Possiamo fare dei rematori magari utilizzando il manubrio, mettendone due insieme, e anche se il carico è basso possiamo organizzarci prendendo un super serie o qualcosa del genere. Sì, il set di manubri che abbiamo trovato fa anche da bilanciere, quindi si può fare anche un rematore bilanciere. Insomma, di possibilità, diciamo, ce ne sono. Con l'utilizzo anche ulteriore degli elastici abbiamo già possibilità in più, oltre a poter fare un curl con gli elastici, un push down con gli elastici attaccando l'elastico sopra la porta. Una possibilità in più che abbiamo è quella di fare delle trazioni, quindi le remate, una lat machine
sempre con Elastico, che sono sicuramente dei tool in più, delle possibilità in più. Possiamo fare per il petto dei push-ups con l'elastico, far passare l'elastico dietro al corpo per fare delle spinte e quindi aggiungere un po' più di resistenza. Per il lower body, manubri, si può fare sicuramente un bel Bulgarian squat, si può lavorare con una gamba, quindi cercando di caricare molto un arto alla volta, si può fare uno squat con manubri o squat con elastico, che tra parentesi avrà un ottimo resistance profile perché scaricherà tensione in basso e la caricherà in alto, quindi si può essere tecnici anche in home gym. Diciamo che da questo punto di vista già abbiamo diverse possibilità esecutorie in casa. Quindi ci siamo, manubri elastici sono sicuramente un primo passo. Ora, se volete, avete ancora magari poco spazio, ma volete investire un filo di più, vi consiglio caldamente l'acquisto di una panca. Noi abbiamo preso una panca che permette di fare anche leg extension, leg curl, quindi logicamente è una tool in più per sia lavorare un po' meglio l'upper body, quindi generalmente fare magari delle croci complete, poter fare dei rematori utilizzando la panca, ma allo stesso modo il lower body, utilizzando sempre i dischi dei manubri, possiamo andare a fare una leg extension, leg curl, che sicuramente vanno a completare il quadro, perché insomma, se vi ammazzate bene sulla leg extension e sul leg curl, sicuramente le gambe lavoreranno molto molto bene. Non sarà sicuramente uno stimolo completo sul lungo periodo, ma sul breve periodo è sicuramente uno stimolo verosimilmente scioccante che potete sfruttare. Di nuovo, le gambe potete utilizzare in super serie, l'invisible chair, quindi sostanzialmente vi mettete al muro seduti come se ci fosse una sedia che realmente non c'è, o una Romanian chair appoggiandovi e incastrandovi da qualche parte. Quindi con tutti questi tool potete fare sicuramente degli ottimi lavori. Quindi diciamo che lo step successivo, oltre a questo, è l'utilizzo di una panca del genere, e sicuramente in un quadro di questo tipo sarete ben attrezzati per lavorare tutto il corpo di nuovo, e nel breve periodo potrete ottenere comunque dei buoni risultati. Ora, lo step successivo, se volete spendere di più, quindi diciamo che qua c'è proprio un gradino di differenza e avete un po' più di spazio, sta nell'acquisto di un half rack. In realtà io vi consiglio, e noi abbiamo preso quelli componibili, che possono essere sia sono più comodi da sistemare e tutto, sono a metà, possono essere chiusi facilmente, possono essere accantonati da una parte e possono essere sistemati a distanze diverse. Quindi l'utilizzo di un half rack del genere, un bilanciere e logicamente dei dischi in più. Ora, che cosa ci permetterà? Logicamente di sbloccare tutta una serie di esercizi e sostanzialmente iniziare ad avere la possibilità di lavorare più su stress meccanici, quindi posso lavorare su in spinta per il petto e in generale per l'upper body, per gli esercizi di spinta, per il front, diciamo. Posso lavorare su panca declinata, piana, inclinata, leggermente inclinata, inclinata, super inclinata, overhead press. Posso inserire degli squat anche più o meno pesanti. In questo caso logicamente c'è un vantaggio ulteriore: se riuscite di nuovo a incastrare degli elastici a terra, potete caricare un po' di meno, avere un resistance profile ottimale. Quindi gli elastici li incastro a terra, li attacco al bilanciere in modo che man mano il bilanciere sale, gli elastici tirano, quando scendo tirano di meno. E questa può essere una buona variante di squat, diciamo, per non utilizzare troppi dischi, quindi non comprare troppi dischi. Col bilanciere possiamo fare un rematore, possiamo fare un T-bar, possiamo fare un meadows row, insomma, già sblocchiamo tutta una serie di esercizi, un rematore unilaterale, e possiamo logicamente fare degli stacchi, magari varianti di stacchi un po' più impegnativa, come degli stacchi a gambe tese con una super slow in eccentrica, uno squeeze dei glutei. Insomma, possiamo concretamente lavorare sul metabolico e tornare, volendo, ai fondamentali e fare un periodo magari lavorando sullo schema motore, sul setting dei fondamentali. Braccia e spalle le possiamo allenare tranquillamente con i pesetti, e oltre a questo i fondamentali riescono a sviluppare bene il corpo in generale. Può essere anzi una buona occasione per dedicarci un po' di tempo allo schema motorio. Vi ho già parlato di quando utilizzare il power building, e abbiamo pubblicato il programma Hercules con Reda, che è proprio focalizzato su questo, quindi è sicuramente un'occasione per dedicare un piccolo mesociclo a un lavoro differente che normalmente in sala verosimilmente non facciamo. Diciamo, questo rappresenta sicuramente uno step ulteriore. Se vogliamo, cioè, noi abbiamo preso anche un affarino per attaccare il bilanciere e fare il T-bar row, quindi si attacca, si mette il bilanciere all'interno, insomma la presa, come si può chiamare, per il T-bar, si mette in un angolino e su quello possiamo lavorare in maniera molto più comoda per fare un T-bar, perché incollarlo, buttarlo in un angolo è dannatamente scomodo, perché vanno
messi i dischi sopra, insomma un po' un casino in realtà. Quindi questo è già un, diciamo, da questo punto di vista siamo molto molto completi. E di nuovo trovate il link del bilanciere che abbiamo preso con il rack in descrizione qua sotto e nella mia link bio di Instagram. Ora, cosa fare se abbiamo ancora più spazio e è il caso di investire un po' di più? Ora, ci tengo a dire che quest'ultimo gradino non è veramente necessario, a meno che non siete addetti ai lavori, non riuscite a risfruttare tutto questo cocchio di roba in qualche modo, perché sennò ve lo sconsiglio caldamente. Però comunque è un qualcosa che noi abbiamo deciso di fare. Allora, per prima cosa che ho scoperto non essere troppo costosa, multipower. Ce ne sono che stanno sui 400-500 euro su Amazon, trovate il link di quello che abbiamo preso noi. Sicuramente la Smith Machine ci dà la possibilità di simulare quasi tutti i macchinari, quindi possiamo fare di nuovo tutti i lavori di chest press a varie inclinazioni, possiamo fare dei rematori, possiamo fare degli stacchi e soprattutto se abbiamo difficoltà a lavorare su compound di gambe impegnativi possiamo fare un front squat o uno squat con gli elastici in alto, che sicuramente va a simulare un ascotto, un macchinario comunque di compound di gambe. Quindi questo è stato il grande motivo che ci ha spinto comunque a prenderlo. Abbiamo sbloccato tanti esercizi in più. Quindi diciamo da questo punto di vista può essere interessante come scelta. Ora, oltre alla Smith Machine, un'altra possibile scelta che in realtà non è troppo costosa è la panca per il thrust. Costa circa 100-200 euro, 150-200 euro, magari anche un po' di più, però è un'ottima occasione per le ragazze per, se hanno spazio, per lavorare sull'hip thrust come schema motorio, quindi impararlo bene, apprenderlo e logicamente nel caso in cui può essere un investimento sensato, perché magari la sessione a questo punto glutei, eventuali sessioni glutei, tra parentesi sta per uscire Venus, il programma di CAT per le ragazze, e uscirà alla fine di questo delirio del coronavirus proprio per far tornare per bene tutti in carreggiata, un'eventuale sessione glutei può essere fatta, a questo punto potete mantenerla da fare a casa. Avete tutto lo spazio che volete, tutto il tempo, tutto quanto per voi, fate dei femorali, fate degli stacchi, degli RDL e inserite pure un hip thrust su cui lavorate per bene con la panca apposita che difficilmente si trova nelle palestre. Quindi diciamo questo è il quadro generale, arrivare da un certo punto fino a un altro. Ora, se proprio si vogliono fare follie, si possono cercare degli attrezzi usati in alcune palestre che li vendono, con 300 euro vi portate a casa un attrezzo che può essere una lat machine, un pull, una chest press, eccetera, se sono usati, insomma, hanno voglia di vendere e hanno fretta di vendere. Potete allo stesso tempo prendere un attrezzo con i cavi al posto per esempio del multipower, lat machine e pulley, così avete a disposizione i cavi e potete lavorare sicuramente in maniera più completa. Allo stesso modo un altro investimento che si può fare sono dei macchinari più completi, c'è un macchinario che simula pressa e hack squat insieme, si può utilizzare alternativamente, quello può essere sicuramente sensato e per lavorare in maniera più completa le gambe. Consiglio assolutamente di prendere macchinari cardio, perché per quanto non possiamo uscire comunque nel parchetto del vostro quartiere una corsa veloce, magari in un orario in cui non c'è gente, perché auspicabilmente non ci dovrebbe essere gente in giro, lo potete comunque fare, anzi almeno prendete una boccata d'aria. E altro discorso riguarda eventualmente l'utilizzo di macchinari completi, come può essere la Levergin della PowerTech o macchinari affini che vi permettono di simulare tantissimi movimenti e sicuramente sono completi. Però di nuovo io vi consiglio di utilizzarlo se davvero, davvero riuscite a sfruttarlo in qualche modo e non sia soltanto circoscritto a queste 4-8 settimane che saranno. Quindi questo è tutto per questo video, nel prossimo video parleremo di come gestire il discorso dell'alimentazione per massimizzare quelli che sono i nostri risultati e non perdere niente in termini ipertrofici, anzi sfruttare il periodo per guadagnare qualcosa in più. Scrivete qua sotto tutte le domande, commenti, sarò ben lieto di rispondere, diamoci man forte a vicenda assolutamente. E niente, detto questo, ci vediamo al prossimo video.